sono le carezze. Non immaginatevi un gesto, ma una carezza a parole. Partiamo con questo gioco, quindi molta attenzione. Diciamo una carezza, che sia una carezza. Partiamo da lui che farà una carezza a Giulia. Giulia è simpatica perché? Perché giochi sempre con gli altri. Dennis è giocherellone. Perché? Perché sempre voglia di giocare. Asia è altruista. Perché? Perché presti la roba a chi ne ha bisogno. Eva è disponibile. Leonardo è intelligente. Andrea è divertente. Nicolò è giocherellone. Perché? Hai sempre voglia di giocare. Francesca è simpatica. Francesco è curioso. Emma è simpatica. Mi piace stare con Matteo. Perché? Perché sai scherzare e stare con gli altri. Irene è aperta. Yuri è sensibile. Aurora è generosa. Lorenzo è gentile. Matteo è dinamico. Daphne è allegra. Mattia è coccolone. Asia è timida. La professoressa è organizzata. Ah, perché ti sembra organizzata? C'è sempre cosa devi fare. Bene, una bella carezza l'hai fatto. Io faccio una carezza al Marti, che è un ragazzino pispo, io direi. Senti, Giulia, te che carezza hai ricevuto? Di essere simpatica. Allora, questa cosa ti ha fatto piacere? Sì, perché con Samuele all'inizio non andavo tanto d'accordo. Quest'anno l'ho conosciuto meglio e mi è sorpresa sentire che era simpatica per me. Giulia con alcuni bambini è molto amica, sì. Invece con altri è molto distaccata. Giulia a volte non parla. Io non sono molto d'accordo su questo aspetto di Giulia, cioè io con Giulia ci passo del tempo, anche il fine settimana fuori da scuola, io la vedo aperta. Io è molto tempo che sono accanto a Andrea di banco e insieme anche se chiacchieriamo un po' ci fa molto divertire. Quindi è molto divertente. Cioè ti ha fatto piacere questa cosa, ma te sei divertente? Non lo so giudicare io. Andrea è divertente con certe persone. Con certe persone? Perché? Perché magari ci sta più vicino. Perché ci sta più vicino? Pure ha più confidenza. Ha più confidenza. E invece con altri non parla molto. Non cioè parla. Con me non parla molto. Con te non parla molto. Quindi è venuto fuori che Andrea ha un cerchio all'interno della classe di ragazzini, mentre con altri ha un rapporto un pochino più distaccato. Cioè te ti senti un po' chiuso con tutti, hai detto Matteo. Sì, e quindi forse non è così. Secondo me Matteo è un po' chiuso perché ama stare da solo e con i suoi pensieri piuttosto che con gli altri ragazzi. Però magari con me, che sono da quasi 10 anni che ci conosciamo, si è aperto un po' di più e con lui possiamo scherzare perché accetta gli scherzi e quindi si sta bene anche con Matteo quando non è tra i suoi pensieri. Questa timidezza non mi pesa. Perché? Dimmi un po'. Perché è vero che non sono timida con tutti e quindi con le persone che conosco meglio mi apro di più e con quelle che non le conosco bene non mi apro, però per me, a me va bene così. Sei curioso, in che senso? Sempre voglio di scoprire. Hai sempre voglia di scoprire, dimmi un po', che cosa fai per scoprire? Dillo anche alla classe, dato che non ti conosciamo ancora tanto bene. Cos'è che ti piace scoprire? Segreti. Ah, ma allora scoprire delle cose personali? E quando è che stai bene? Io sto bene quando incontro le mie amiche perché mi liberano dai pensieri brutti e posso giocare e divertirmi con loro.
Basta un incontro, un saluto per essere felici. Basta che una persona mi saluti e io mi sento subito felice, perché vuol dire che mi hanno dato. Sono triste quando si finisce qualcosa che mi piace. Faccio un esempio. Per esempio, una festa finisce quando è il momento di andare via, mi dispiace. Senti triste. Quando finisce un libro che ti piace? Anche, perché lei è una lettrice. Lo rileggo. Quando finisce un libro che ti piace, lo rileggi. Secondo me la felicità è quando qualcuno si sente a suo agio e sta bene sia come corpo che come pensieri. Allora, io sono triste quando la mattina la mia mamma mi sveglia presto per andare a scuola e io siccome sono triste non voglio alzarmi. Ti piace venire a scuola? No, sì, però mi piace alzarmi presto. Asia, sveglia. Asia. Dai, sveglia. Forza. No. Asia. No. Dai. È domenica. Senti, te quando è che stai bene? Senti. Io sto bene quando ballo. Perché? Perché quando ballo mi libero i pensieri. Invece lo stare male per te cos'è? L'insonnia, perché io a volte soffro di insonnia e non mi riesce a addormentarmi, oppure mi addormento e mi sveglio. E te come fai a fartela passare? È difficile farmela passare, però tipo a volte cerco di non pensare a niente e allora forse mi addormento. E per te che cos'è la felicità? Per me la felicità è stare bene e liberarti dai pensieri che hai nella mente. La tristezza per me, oltre a essere cupi e avere brutti pensieri, è quando una persona ti ha ferito o quando non hai chiarito con un tuo amico, con una tua amica su una cosa, o quando ti sono proibite delle cose a cui magari tieni molto. Per me la felicità è quando, diciamo, sto bene, quando gioco, ma anche una bella giornata mi fa star bene, perché vedo tutto il sole, vedo anche la luce fa felicità, almeno a me anche una bella giornata mi fa felicità. Mossa! Mossa! Ah sì, mossa! Mossa! Se ci pego, se ci pego, Mamma, Matilda, non aspetti! Vai a cantare nell'altra stanza. Io canto quanto mi pare! No, tu non canti quanto ti pare perché io devo studiare. Vai via, ti odio! Anche io! La tristezza sono i litigi, le incomprensioni, anche per cose che non meriteresti,
però succedono e devi impegnare, mettere tutto te stesso per rimediare a quello che hai fatto, che ti è stato accusato. Oppure l'esclusione, queste sono cose tristi. Anche quando a volte mamma mi mette in punizione, cioè io cioè, divento triste perché non posso più fare le cose che lei mi proibisce. Ciao, finalmente a casa. Ciao Franci, tutto bene? Sì, ok. A scuola tutto ok? Sì, sì, sì. Lezione? C'è da farla? Uno. Andiamo via, allora andiamo a fare una lezione. No, su. Dai. Come no? Dai, andiamo. No, serve. Francesco, la lezione va fatta, eh? Lo sai che va fatta. No. Vieni a fare la lezione, su. Andiamo? Se non succede che lo faccio? Se non la fai, ti metto in punizione e ti levo la PlayStation per 3 giorni. No! Quando è il momento in cui tu te sei felice? Io sono felice quando vado dal mio babbo e mi viene a prendere a scuola il venerdì. E sono felice perché, cioè, a parte è passata la settimana di scuola e ho 2 giorni di relax. E poi anche perché col mio babbo passo poco tempo e quando vado da lui sono felice. Com'è andata oggi a scuola? Bene. Verifiche? Compiti? Quello di matematica è andato bene, era abbastanza facile. Ah. Però i risultati ce l'ho lunedì. Credo, sempre che non manchi la classe. E poi mi ha interrogato a storia e ho preso 8. Preso 8? Sì. Bravo. Quando è che sei felice? Quando gioco con il mio babbo. Ma quando hai finito di giocare con il tuo babbo, questa tristezza passa, questa felicità passa? Cioè diventi triste. Ma e che tipo di giochi fai con il tuo babbo? Perché sei felice con il tuo babbo? Gioco a pallone. Il giardino di dietro a casa nostra. Ma perché sei felice quando vedi il tuo babbo? Perché i miei genitori sono separati e sto meglio con il mio babbo. Te quando è che stai male? Io sto male quando la sera non voglio andare a letto perché so che domani sarà una giornata lunga e che bisogna riaffrontare tutti i problemi. Leonardo, Lorenzo, è l'ora di andare a letto, per favore, sono 9:30. Preparate lo zaino per domani. No, dai, no, 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 altri 5 minuti. No, 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 altri 5 minuti sia a preparare lo zaino. Tu, Eva, quando è che stai felice? Quando ascolto della musica. Che tipo di musica? Leggera, che non forte, calma. In quel momento che ascolto la musica mi sento bene, mi libera tutti i pensieri, io non faccio più niente e quindi mi sento bene. Quando sto con i miei amici, con persone che mi vogliono bene. Te, Asia, quando è che stai bene? Quando gioco a pallavolo e se mai anche si vince. E sto meglio se si vince. E se si e se perdete? Sono un po' triste, però almeno mi sono divertita. La felicità è quando qualcuno, cioè quando sto bene, però stanno bene anche tutte le persone a cui voglio bene. Thank you.